Presidente Calabrese, allora un buon punto questo di Martina che chiude il girone d'andata. Un bilancio, Presidente, era la prima eccellenza fatta a San Marco, non si sapeva come avrebbe reagito il gruppo dell'anno scorso a questa categoria così difficile, invece possiamo dire che tutto è andato per il meglio, anzi forse 16 punti in classifica sono pochi per quello che si è visto sul campo. Sì, abbiamo lasciato qualche punto strada facendo, ma la squadra può fare tranquillamente questa categoria. Oggi ne ha data ampia dimostrazione con un Martina bello, quadrato, forte, che è andato in vantaggio. Forse è una delle migliori, visto. Sì, forse secondo me è più forte anche del Corato. L'ho vista bene come squadra in tutti i reparti. Invece iniziato il secondo tempo, li abbiamo messi sotto, abbiamo pareggiato, abbiamo avuto l'occasione di raddoppiare. Poi negli ultimi 10 minuti nessuna delle due squadre voleva lasciare punti a terra e allora ci siamo accontentati. Presidente, si riesce a dare qualche altro ragazzo a mister Iannacone? Il mercato di dicembre è sempre complicatissimo. In settimana dovremmo riuscire a fare un paio di chiusure. L'obiettivo rimane la salvezza, ovviamente, da acquisire prima possibile, però ci sono tanti ragazzi sulla rampa di lancio, penso che sia questo l'obiettivo del girone di ritorno, Presidente. L'obiettivo è acquisire la salvezza prima possibile. Poi abbiamo un sacco di 2003 che vengono direttamente dagli allievi, che il mister sta portando in panchina o ha fatto già esordire in prima squadra, e quello è il frutto del lavoro di anni. Sono 7 anni che noi siamo qua e la cosa più bella è vedere che questi ragazzini che avevano iniziato con la scuola calcio ora sono in prima squadra. Quanta soddisfazione le dà la partecipazione della gente, queste manifestazioni tutte le domeniche, le pizze, i dolci, questo coinvolgimento della città, quanto le dà soddisfazione, Presidente? Ma tanto. Significa che quello che stiamo facendo è fatto bene, c'è l'aiuto di tutti e ce ne vuole ancora. Però chiunque ci ha chiesto di fare qualcosa, noi siamo stati sempre a disposizione. E la stessa cosa è successa per noi. Le eccellenze del territorio è gente del posto che cerca di emergere e noi siamo qui per aiutarli. Grazie Presidente. Grazie a voi.